Amici, ciao! Siamo per partire con una nuova puntata del Mondo Insieme. Ebbene, stiamo per accogliere una donna, una ragazza straordinaria che ha fatto dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di luoghi e di persone che possiamo definire queste minoranze etniche poco conosciute, la sua passione, e ve la presentiamo con queste immagini. Guardate. Una musica meravigliosa per il tuo ingresso, perché tu sei una persona che davvero porta in questo studio delle immagini uniche, meravigliose. Allora, Giulia è russa, però parla bene l'italiano. Sì. Nasce, pensate, come avvocato dei diritti civili. Arriva in Italia tanti anni fa, però scopre che poi nel suo cuore c'è una grande passione. Una passione per la fotografia, per la documentaristica, ma anche per la scoperta, no? Per sì, la ricerca, esatto. Sì, sì. Di per luoghi scoprire lontani, dei posti sconosciuti, mai visti. Popoli che vivono, come dicevo prima, in maniera totalmente diversa dalla nostra. Sì. E quindi che cosa ha detto? Io sono russa. Sono russa, nata in Kazakistan. Sono nata e cresciuta in famiglia russa, in Asia centrale. Laureata in legge, come avevi detto, ma poi infatti ho cominciato a viaggiare e scoprire il mondo. In Italia mi sono trasferita 12 anni fa. E questa passione è nata proprio in Italia. Magari anche pensando a Marco Polo, queste emozioni mi hanno spinto anche fino ai confini più sconosciuti in Russia, dove sono tornata a cercare i popoli sconosciuti, come dei perché miei, tu hai detto, perché tu hai detto, io sono russa, no? Però in realtà della Russia noi che cosa conosciamo? Conosciamo pochissimo, perché poi la Russia ricopre un territorio immenso del nostro pianeta. Noi siamo sì. seduti in questo momento sulla Russia, sul Kazakistan, sì, esatto. Tu sei sulla tua sì. terra, sull'Uzbekistan, sul Turkmenistan. Fammi capire esattamente, se ti alzi, sì. dove stiamo per andare. Stiamo ecco, per guardate andare dove ci sta per portare. Al circolo polare artico russo, precisamente verso i monti, monti Urali polari, alla città di Salihard. Quindi estremo, estremo nord della estremo. Russia, dove abbiamo temperature che arrivano... Anche meno 50 possono arrivare. Meno 50, ecco, provate adesso con una... con uno sforzo di immaginazione a pensare a vivere in un ambiente dove la temperatura arriva a meno 50 gradi. Per me sarebbe impossibile. E invece Giulia è voluta andare lì per conoscere questa minoranza. Ha un nome questa minoranza? Sì, si chiamano Nenets. Nenets. Quante persone sono in questa popolazione? Sono circa 45.000 persone e ha... sono sparpagliati dalla penisola di Kola fino alla penisola di Taimyr, sul nord, sulla parte nordica della Russia. Allora, noi abbiamo anche una cartina dei monti Urali polari, sarebbero appunto i territori dei quali tu stai parlando, e adesso raccontiamo del perché sei voluta andare fino lì. Innanzitutto sei partita dalla città di... dalla città di Salihard. L'ho siamo... fatto pronunciare a te, così faccio, non faccio brutte figure. Sì, da lì ho preso il treno e poi in motoslitta era venuto a prendermi un Nenets e mi ha portato nei campi dei Nenets. Sì, allora hai vissuto a stretto contatto con questa popolazione, quindi iniziamo subito a vedere alcune immagini
di questo popolo, perché tu hai detto mi ha portato con la motoslitta a vivere in mezzo a loro. Ecco, loro vivono, tu hai le immagini così me le puoi commentare, loro vivono in queste tende. Queste tende, infatti dentro la tenda sono 25 gradi durante il giorno, fa veramente caldo, ma fuori possono essere anche temperature basse, fino a meno 30 arriva, meno 35. Tu sei stata accolta da una loro famiglia? Sì. Una sì, famiglia sì, sì, che è rappresentata, in realtà so che si chiama Piotr e Anna, Piotr che insieme Anna, a loro bambini, sì, badano a circa 1000 renne. Le renne sono per loro la vita, no? La sopravvivenza. Sì. Siccome sono popolo degli allevatori delle renne, popolo nordico, nomade, si uniscono tra di loro circa 2-3 famiglie e curano le renne in questo modo. Ogni clan ha circa 1000 renne da curare. È anche una cosa, una vita molto difficile. Guardate questi bambini, no? Sono piccolini, tutti imbacuccati, no? Per sì, resistere al freddo. E oltre alle renne, loro hanno uno stretto rapporto con la natura circostante, cioè c'è proprio un'armonia con questa natura per noi impossibile da vivere. Sì, ogni anno fanno la transumanza. Al nord vanno in estate fino al Mar Cara e al sud scendono in inverno per posizionarsi sui monti polari, monti Urali polari, perché lì tira il vento e allora la neve è più bassa e anche la crosta del ghiaccio più facile da rompere per le renne, e così le renne riescono a mangiare i licheni. Senti, ma la loro vita si svolge tutta attorno all'allevamento. Che bello quel bambino con quelle gote rossissime, sembrava truccato, invece sarà stato il freddo. Tutto attorno alle renne, però durante il giorno le donne e gli uomini hanno attività diverse, suppongo, no? Sì, 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 lavorano moltissimo. Il lavoro dei nenets non finisce mai. Durante la giornata uomo prepara le slitte, perché ogni slitta dura pochi mesi. Le slitte fanno in legno, devono sì, trovare il legno, devono costruire questa slitta. Quindi dura pochi mesi perché poi si rompe? Si rompe, si rompe. Eh sì, infatti. E anche le motoslitte si rompono, quindi le devono aggiustare di continuamente. Poi l'uomo va anche a curare la mandria e la donna invece ha il suo ruolo preciso, prepara da mangiare, cura i bambini. Prepara anche la legna con il martello, esce a qualsiasi temperatura. Non si lamentano mai, sono delle persone felici. Non si lamentano mai, mamma mia che cosa. Perché avete visto che c'è un'immagine dove raccoglievano della neve e la mettevano in una pentola. Perché per cucinare loro usano la neve. Sì, per poi cucinare. Poi la portano all'interno. Usano il secondo strato della neve, perché il primo strato è molto sottile, molto leggero e più compatta la neve sta sotto. E quindi scavano questi buchi, poi mettono la neve nella ciotola, la portano dentro il ciume e la scaldano sulla stufa. Infatti ho bevuto anch'io questa neve, che devo dire purissima, più bianca così non ho più visto buona della nostra parte, acqua, dell'acqua dei nostri sì, rubinetti. Loro hanno anche un bellissimo rapporto con i cani, perché anche sì, i cani sono dei compagni di vita. Sì, nenets hanno il cane speciale, Laika dei nenets, che sa curare anche la mandria senza dei comandi dell'uomo. Resiste temperature molto basse e quello che ho notato, dorme fuori dal ciume, anche con le temperature meno 35 era arrivata un giorno, ma dopo il cane era permesso di entrare dentro il ciume, perché i cani devono stare fuori del ciume. Ma con così freddo li hanno lasciati fuori? Sì, 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 ma non loro dormono dentro la neve proprio, i cani. Quindi i cani proprio anche a meno 35 abituati, fuori, anche perché le capanne comunque abbiamo visto non sono molto grandi, quanto potranno essere? Circa 6-8 metri. 6-8 metri, di diametro intendi? Di diametro. Di diametro. 12 persone possono tranquillamente stare dentro. Mamma mia, 6-8 metri, 12 persone.
persone. Sì. E per i servizi igienici come fanno? Per i servizi igienici uno deve uscire, deve trovare un cespuglio. Mamma mia, di notte uno mai, mai si abitua ad avere una resistenza. Pure di notte mi è capitato. Pure di notte ti è capitato, esci da sola, di cespugli, sì. Permettimi di dire che non ne vedo tanti, comunque sia. Sì. Mi sa che di notte non c'è tanta gente in Anche giro. Anche perché loro bevono moltissimo il tè. Tè caldo per scaldarsi. Anche 10 tazze di tè durante il pranzo, poi durante la cena. E appena cenato vanno a dormire. Verso le 9 di sera tutti dormono. E quindi io uscivo a scattare l'aurora boreale, a vedere questo spettacolo, nonostante tutte le difficoltà, che la macchina era congelata, che le mani erano freddi. Però andavi. Senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, che mi aveva lasciato molto incuriosita. Tu hai raccontato che per queste popolazioni il matrimonio è una questione di sopravvivenza. Che cosa significa? Significa che un uomo va a cercare, chiede ad una persona per trovare una moglie e va a questa famiglia e si sposano in un matrimonio combinato. Perché per sopravvivere nelle condizioni della tundra devono trovare un compagno della vita. Non è come nella nostra vita, ci innamoriamo, poi ci sposiamo. Invece loro si mettono insieme per andare avanti, per aiutarsi a vivere in tundra. Se non si piacciono? Se non si piacciono, niente. Invece hanno detto... devono piacere, per forza. No, invece hanno detto... Hanno detto, siamo... Cioè, sono contento, sono andato molto lontano a trovare Anna. Sono andato a 250 chilometri e sono felice di averla sposata. E così abbiamo una famiglia felice, abbiamo bambini. E questa era la loro grande soddisfazione. Grazie, grazie tantissimo a Giulia. Sei stata meravigliosa a raccontarci questa tua esperienza. Grazie di cuore. Sì. Volevo un pensiero, avevo un pensiero di regalarti questa mia stampa. Mamma di Aurora mia. Boreale che ho scattato lì dai Nenets. È bellissima, è bellissima, veramente, guardate lo spettacolo, ecco, lo sapevo, mi hanno fatto una sorpresa e me l'hanno tenuto nascosto. Sei veramente una bravissima fotografa, ti auguro di continuare a raccontarci questo mondo sconosciuto, sì, perché è stato bellissimo, tornaci a trovare se farai altre esperienze di questo genere. Sì, adesso grazie. Io ti dedico invece il nostro prossimo viaggio. Tu sei mai stata in Nepal? Ancora no. Ecco, vedi? Lei ci ha fatto conoscere un mondo così misterioso, noi adesso le dedichiamo questo viaggio in Nepal.